tutti. Me ne basteranno molto meno, Presidente. Grazie. Innanzitutto mi permetta un commento visivo. Se in quest'Aula c'è oggi qualcuno che scappa, che ha paura e che è assente, non è fra i banchi della Lega, ma è fra i banchi del Governo. Se cominciamo così dura un'ora e mezza. Non ho bisogno di essere incoraggiata, fatemi parlare. Non era prevista la presenza del governo. Non ci sono tifoserie. Punto. Prego. Penso che per gli italiani, al di là di tante parole, questa immagine dica tutto. Fra chi ha la coscienza sporca e chi non ha niente da nascondere. Ma io non... Entriamo nel allora merito. Tutti hanno potuto parlare, non c'è stata contestazione. Fate dire a Salvini quello che deve dire, tutti abbiamo rispettato tutti, quindi un attimo per favore di silenzio, prego. Capisco il nervosismo di chi si arrampica sugli specchi, però proviamo a intervenire. Se avessi dovuto ragionare per opportunismo, per interesse personale, per convenienza personale, non avrei preso la decisione che ho preso, perché si parla di un processo, non si parla di una passeggiata, e io lo faccio e dico quello che dico e interverrò sul piano giuridico e poi sul piano politico e umano per rispetto nei confronti della carica che ho avuto l'onore di ricoprire, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola, che hanno il diritto di ritenere che il loro papà sia spesso lontano da casa, non perché passa il tempo a sequestrare esseri umani, ma perché difendere i confini e la sicurezza del suo paese era un suo preciso dovere. Non era un suo diritto, era un suo dovere. Era un suo preciso dovere. Non era un suo diritto, era un suo dovere. Quando abbiamo giurato come ministri, il giuramento che fanno i ministri recita: giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E l'articolo 52 della Costituzione ricorda che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Io ritengo di aver difeso la mia patria. Non chiedo un premio, perché avevo lo stipendio pagato per quello, però se ci deve essere un processo, che ci sia il processo. Anche perché in quell'aula io non andrò a difendermi. Io andrò a rivendicare con orgoglio tutto quello che, non da solo, ma collegialmente abbiamo fatto. Io andrò a rivendicare con orgoglio il fatto di aver difeso la mia Italia abbattendo con la ruspa una villa confiscata ai Casamonica alle porte di Roma. Qua c'è gente che chiacchiera di mafia ma poi se la dà a gambe quando si deve intervenire con durezza contro la mafia, eh? Qua l'antimafia dei chiacchieroni. Ale.
Poi le minacce di morte dei Casamonica non arrivavano là, arrivavano qua, ma faceva parte, era un rischio del mestiere. Ho fatto approvare da questo Parlamento con orgoglio i decreti sicurezza che adesso qualcuno vuole cancellare non avendoli letti, perché il tema immigrazione nei decreti sicurezza è un quinto del testo dei decreti sicurezza. Aspetto che portiate in aula la cancellazione dei decreti sicurezza, perché voglio vedervi in faccia quando toglierete soldi e poteri ai sindaci e ai poliziotti di questo paese, quando dimezzerete la potenza dell'associazione dei beni confiscati alla mafia, alla camorra e all'andrangheta. Poi, per carità, non si finisce mai di imparare. Rivendico con orgoglio di aver fatto quello che gli italiani avevano dimenticato si potesse fare, ovvero sia mantenere una promessa elettorale. Ora, chiunque in Italia, posso star simpatico o antipatico, sapeva e sa che votando Lega, che votando Salvini, avremmo fatto di tutto per bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini, per combattere scafisti, trafficanti. Non ne abbiamo mai fatto mistero. E sono contento perché l'abbiamo fatto insieme agli amici dei 5 Stelle per più di un anno, perché le dichiarazioni di quei giorni, che poi saranno discusse in aula evidentemente, dove ci sarà un giudice terzo e imparziale, perché io sono orgoglioso del lavoro del 99% dei magistrati italiani che fanno liberamente il loro lavoro, senza portare la politica in tribunale. Però, lo dicevo a qualche distratto ex alleato, le dichiarazioni di Toninelli, Bonafede e Di Maio sono del 28, 30 e 31 luglio. L'ultima dichiarazione che diceva bisogna coinvolgere l'Unione Europea di Toninelli, Bonafede e Di Maio sono del giorno dello sbarco. Quindi o c'erano ed erano d'accordo o c'erano e non hanno capito. E sarebbe anche più grave. E sarebbe anche più grave se uno sta al Ministero e non capisce che cosa sta facendo. Però, questo sul piano giuridico ha ragione Giulia Bongiorno, però le devo disubbidire, così come perché son testone e sono stufo di impegnare quest'Aula, eccola Diciotti, eccola Gregoretti, eccola Open Arms, e con Carola, e poi ne arriveranno non so quanti altri, su una questione che a me sembra talmente lampante che mi spiace che quest'Aula così importante perda tempo inseguendo e perseguendo Salvini. Chiariamola una volta per tutti davanti a un giudice. Se ho fatto il mio dovere o se mi alzavo la mattina in mancanza di altre occupazioni dicevo oggi che nave blocco. Ma poi sarei anche un sequestratore ben bizzarro, perché questi immigrati siamo andati a prenderli e l'ho disposto io in acque maltesi, non in acque italiane. Perché il governo maltese ci chiamò e ci disse io non riesco a fare tutto da solo, siamo oberati, non sappiamo più dove metterli, non è compito vostro, ci date una mano a salvare queste vite? Matteo Salvini ha detto sì e siamo andati in acque SAR maltesi a recuperare questi immigrati. Avremmo potuto fregarcene e invece no. Molto semplicemente, come abbiamo fatto con l'Aquarius, con la Ocean Viking, come sta facendo in questo periodo il ministro Lamorgese, come sta facendo in questo periodo esattamente l'assente ministro Lamorgese, che in più di un'occasione ha protratto per 3, 4, 5, 10 giorni lo sbarco in attesa dei ricollocamenti. La differenza che c'è fra noi e voi è che io non denuncio il ministro Lamorgese perché sta facendo il suo mestiere, molto semplicemente. Ed è una differenza antropologica, mi permetto di dire, culturale, di educazione, di stile. Poi, magari ci sarà qualche associazione che lo farà, perché questa indagine parte da una sposto denuncia di Legambiente Sicilia. Noi siamo qua in aula a discutere per un esposto denuncia di Legambiente Sicilia, quindi Matteo Salvini sicuramente no,
Ma se ci sarà un'associazione di volontariato in Italia che riterrà che l'attuale governo e l'attuale maggioranza di governo si stia comportando esattamente nella stessa maniera, ahimè per voi, ci troveremo in quest'Aula a processare qualche membro dell'attuale governo. E io non vedo, non ho questa voglia, non ho questa fretta. Gli avversari si battono in democrazia alle urne, non nelle aule dei tribunali. Questo insegna la storia di questo Paese. E questo insegna la storia della democrazia di questo Paese. Così dovrebbe essere. Di più, sono qua e voglio andare a processo per raccontare al mondo e ai miei figli che queste politiche sull'immigrazione condivise dalla Lega e dai 5 Stelle hanno salvato decine di migliaia di vite umane. Perché i numeri dicono che durante i governi dei presunti buoni, porti aperte e porte aperte, il Mediterraneo si è trasformato in una fossa comune a cielo aperto con 15.000 cadaveri in 3 anni. Questo è il risultato del buonismo. 15.000 cadaveri in 3 anni. Quelli che ci danno lezione di bontà. Sono tanti 15.000 cadaveri, eh? Mettili in fila uno dietro l'altro. Noi siamo passati da 15.000 a 2.000. Sempre 2.000 di troppo, ma rivendico con orgoglio e lo voglio gridare al mondo che le politiche di controllo e di rigore hanno salvato migliaia di vite umane. Sarà scomodo da dire, ma questi sono i dati. Carlo Nordio ha parlato non di decisione giuridica, ma di processo politico. Io non arrivo a tanto, è vero. È vero che rischio di creare un precedente pericoloso. Ne sono perfettamente consapevole e mi scuso con chi verrà dopo di me. Dio non voglia, e magari sarà nei banchi dell'attuale maggioranza, e fra qualche mese o qualche anno dirà, cacchio, abbiamo votato un giudizio politico a prescindere dal merito e adesso la ruota gira e tocca a noi. Non pensavo mai di condividere un intervento dell'onorevole Casini, ho condiviso riga per riga l'intervento del senatore Ferdinando Casini. Da cui mi separano tante battaglie, a cui però riconosco libertà di pensiero. Io sono sicuro che se ciascuno di voi oggi in quest'Aula volesse, dovesse e potesse votare in base a quello che ha letto e a quello che è successo e alla realtà dei fatti, la seduta sarebbe già finita. E purtroppo invece si lotta ancora per fazioni. C'è bisogno di una cavia? Eccomi. Sono l'unica mia preoccupazione, non è per me, ho le spalle larghe, se avessi voluto fare qualcosa di più comodo non avrei fatto il ministro dell'interno per la Lega. Mi spiace per i miei figli, che domani leggeranno sul giornale. Che pazienza. Probabilmente chi borbotta non ha il figlio che stamattina gli ha mandato il messaggio prima di andare a scuola, forza papà. Lei taccia, 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 per rispetto a mio figlio, non a me, taccia. Noi facciamo politica e ce la siamo scelti. Chi è a casa non si è scelto di avere un papà che fa politica che domani passerà sui giornali come un criminale e un sequestratore di persone. E quindi se non portate rispetto a me, portate rispetto a due ragazzi che vanno a scuola che non sono colpevoli degli eventuali errori del padre, che è convinto di non aver commesso errori e che è orgoglioso di quello che ha fatto per il suo paese, per i suoi figli e per i figli di questo paese. Questo. Mamma mia, è fortuna che c'è scritto democratico nel nome del partito. Di democratico non avete niente, amici miei, veramente, se non l'aggettivo nel nome del partito. Vabbè, andiamo avanti. Io non cerco vendette, figurati,
Io non voglio cancellare nessuno. Cancellare. Io ricordo il titolo di un ex importante quotidiano qualche settimana fa, a tutta pagina. Cancellare Salvini. E mi ricordo che mia figlia la sera mi ha chiamato, mi ha detto: Presidente, io perdo la pazienza fra poco, eh. Per cortesia. Fate terminare, per cortesia. Prego. Senatore Salvini, prego. No, riprendo io. Simone. Senatore, riprendo io. Simone. Prego. E io a dire no che scherzavano. No, Mirta, guarda che nessuno vuole cancellare il papà. Ti rimane il papà. Scherzavano quei giornalisti. È un giornale un po' di burloni, che fanno titoli un po' esagerati. È un titolo che io mai nella vita avrei pensato che potessi leggere, e se fosse stato scritto o su Libero o sulla Verità o sul giornale, sarebbero arrivati i caschi blu dell'ONU in quella redazione a portare via quel direttore e quei giornalisti. Però sono orgoglioso di essere diverso. Sono orgoglioso di essere diverso. Pieno di difetti, per carità di Dio. Però fra i difetti non c'è quello di aver paura. Se avessi rubato qualcosa, avrei paura. Se avessi corrotto qualcuno, avrei paura. Se avessi spacciato, scippato, stuprato, violentato, ammanettato, avrei paura. Non ho paura. Posso dire che mi fanno pena quelli che ridono in un momento come questo? Posso dire che mi fate veramente pena? Mi fate veramente pena. È sacrosanta la battaglia per non reintrodurre i vitalizi, e io non sopporto che ci sia qualcuno che in qualche settimana di tempo in Parlamento porti a casa un vitalizio, ma è altrettanto irrispettoso nei confronti del popolo italiano portare a casa uno stipendio rimanendo legati alla poltrona senza fare un accidente dalla mattina alla sera. È uno stipendio altrettanto rubato. Ognuno, nessuno in quest'Aula è stato interrotto. C'è stato fino a questo momento rispetto per l'opinione di tutti, quindi rispettate l'opinione di tutti. Prego. C'è stato rispetto, non c'è stata alcuna interruzione. Allora, è un concetto che vale per tutti. Prego, senatore. No, dico io, prego, no, sto ascoltando, scusa, prego. È strana quest'Aula, perché quello nervoso dovrei essere io, ma quelli nervosi li vedo dall'altra parte, è un'Aula strana questa, però va bene così. Ricordo qualcuno che ha dato la vita per questo paese, che ricordava che chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Magari sbaglierò, sbaglio 10 volte al giorno. Sono un uomo con qualche pregio e una marea di difetti. Il ministro l'ho fatto nell'interesse del mio paese, poi può piacere o non piacere, stando ai dati. Ci sono alcuni milioni di italiani che sostengono, e attenzione, quando dico italiani, io ricordo anche la donna che ho incontrato settimana scorsa a Palermo, nigeriana, che presiede un'associazione di volontariato che combatte contro lo sfruttamento della prostituzione, che ha ringraziato
chi ha ridotto gli sbarchi perché ha salvato tante donne dalla strada e dalla prostituzione in questo paese. Quindi quando parlo di italiani, parlo anche dei milioni di immigrati regolarmente presenti in Italia, che sono arrivati coi documenti in regola, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola e che portano rispetto, che sono mie sorelle e miei fratelli e hanno diritto di essere difesi nei loro diritti, senza essere accomunati al caos che contraddistingue alcune periferie. Quindi è questo il ragionamento. Avremmo potuto cercare dei numeri a caso, centrodestra compatto, perché il presidente Gasparri ha fatto un lavoro egregio, ma riconoscendo la realtà dei fatti, io oggi, chiedendo al mio gruppo di andare contro quello che la logica vuole, faccio anche una forzatura della verità storica. E ha ragione l'avvocato Buongiorno, però son testone, voglio che ci sia qualcuno che chiarisca una volta per tutte. Se difendere l'Italia, l'onore, la dignità e la sicurezza dell'Italia è un dovere di un politico oppure un crimine che merita fino a 15 anni di carcere. Io voglio che qualcuno metta la parola fine a questo dibattito surreale. Perché poi, con le spaccature nel governo e la prescrizione e le bordate, questo è un governo che è tenuto insieme dalla paura, quella sì, dalla paura del voto, e applica il rinvio. Ma il rinvio è deleterio. Vi faccio questo appello, scegliete qualcosa ogni tanto, sì o no, il non scegliere sul MES, il non scegliere sulla prescrizione, il non scegliere sulla revoca delle autostrade. Voi state tenendo fermi 13 miliardi di euro di investimenti sulle autostrade italiane per la vostra non scelta. Voi state sequestrando i genovesi, questo è sequestro di persona. Voi state sequestrando i genovesi e i liguri, c'è la gronda ferma, perché voi non vi prendete la responsabilità di scegliere. Revochi, revochi, proroghi, proroghi, ma fate qualcosa, vi pagano per fare, vi pagano per decidere, non per rinviare, fate qualcosa, ve ne prego. E se saremo d'accordo voteremo a favore, e se non saremo d'accordo voteremo contro, ma decidete sull'Ilva, sull'Alitalia, decidete qualcosa. È 6 mesi che litigate su tutto tranne che sul fatto che Salvini è brutto e cattivo. Voglio andare in un'aula di tribunale contando sull'indipendenza della magistratura per poi potermi presentare agli elettori a testa alta e riprendere per mano questo paese. Libero dal fardello, è il sospetto, è la cattiveria, è il razzismo. Anche perché, avessimo torto, troveremmo la gabola. In Italia si sa, la legge è uguale per tutti, sì, quasi. No, non cerchiamo gabole, non cerchiamo scorciatoie. Certo, quando c'è quella parola che ricordava qualche collega, a volte è la parola che fa la differenza. 3 lettere. In questo caso 3 lettere fanno la differenza. Poi, quando il Presidente del Consiglio, il Capo del Governo, l'autorità suprema, che avrebbe potuto fermare un pericoloso delinquente, dichiara che prima si devono ricollocare gli immigrati a bordo delle navi e poi farli sbarcare, io non chiamerò nessuno come correo. Però penso che in quel tribunale qualcuno sarà chiamato a rispondere di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Non lo chiederò io, perché ci sono alcuni milioni di processi veri, in arretrato con alcuni milioni di italiani veri che aspettano giustizia. Però, siccome la mia nonna mi ha insegnato che male non fare e paura non avere, andiamo a impegnare quell'aula contando sull'imparzialità. Fortunatamente in questi anni è cambiato tanto. In questi giorni ho avuto tanti messaggi che rimangono per me, di magistrati, di giudici, di PM, di avvocati,
che mi hanno detto: dateci una mano per arrivare finalmente in maniera condivisa a una riforma della giustizia seria, che è fondamentale per questo Paese e che difficilmente questa litigiosa maggioranza potrà portare in dote agli italiani. Basta guardare, ormai siamo quasi alle minacce fra PD, Italia Viva, 5 Stelle, siamo a un livello di violenza per ora verbale che altro che sequestro di persona. Quindi questo è il ragionamento. È un mercoledì dove quest'Aula avrebbe potuto occuparsi di altro, spero che non sia un precedente. Continuo a chiedere al mio gruppo parlamentare di disubbidire a quello che tutti gli avvocati mi stanno chiedendo. Io ho una parola, una faccia, facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio Paese o se sono un criminale. Usciamo da quest'Aula e facciamolo decidere a un giudice, in modo tale che nessuno poi più possa attaccarsi a questo per coprire i suoi problemi interni. È questa l'evidenza, il re è nudo. Potete andare avanti qualche settimana, qualche mese, qualche anno, ma poi il giudizio in democrazia non lo dà un giudice, lo dà il popolo. Io aspetto il giorno in cui 60 milioni di italiani potranno dare un giudizio su quello che abbiamo fatto, sui risultati ottenuti. Io rivendico con orgoglio di aver chiuso dei centri di delinquenza che costavano centinaia di milioni di euro ai contribuenti italiani. Mineo, Cona, Bagnoli, lo sgombero dell'ex villaggio olimpico di Torino, Borgo Mezzanone, San Ferdinando. È questo quello che abbiamo fatto. Quindi l'evidenza vorrebbe che si votasse perché il Parlamento ovviamente tutelasse le sue prerogative. Ne sono perfettamente consapevole che in passato, quando il Parlamento ha fatto un passo indietro, altri hanno fatto tre passi avanti, però mi permettano i colleghi del centrodestra, oltre che alle valutazioni politiche e giuridiche, ogni tanto di far valere anche le motivazioni umane e personali. Non ne posso più di passare per criminale quando ho difeso l'onore del mio Paese, la sicurezza del mio Paese, i confini del mio Paese. E c'è un limite a tutto. Quindi ho sentito qualche intervento arrampicato, per carità di Dio. Va bene così. Quindi, Presidente, io la ringrazio, ringrazio i colleghi che sono intervenuti, anche quelli che hanno detto cose lontanissime dal mio pensiero e dalla mia azione. Io non ho nemici in quest'Aula, non ho nemici in questo Paese, ho avversari, ho idee diverse. E mi fa paura, non per me, ma per le nuove generazioni, chi anche in quest'Aula porta parole di rabbia e di rancore. La rabbia e il rancore dovrebbero essere allontanati dalla polemica politica. Faccio questo appello a tutti. Dividiamoci sui temi, ma su alcuni valori fondamentali non scherziamo. Non scherziamo. Perché, ripeto, chi oggi è maggioranza e si sente impunibile, domani potrebbe essere minoranza e avrà in me un difensore delle sue prerogative e della sua libertà di azione politica. Mai vorrò che un giudice entri qua a giudicare un atto politico. I ministri che mi hanno preceduto hanno fatto cose completamente diverse dalle mie, ma qualcuno li ha mai denunciati? Qualcuno si è mai appellato a un giudice al di fuori dell'aula? Quindi è questa la differenza. E quindi vada come vada, i numeri sono chiari ed evidenti. C'è una maggioranza PD, Italia Viva e 5 Stelle che ritiene che io debba essere processato. Scusate, mi ero dimenticato Leo, non era in malafede. Anzi, riconosco al ministro Speranza un coraggio che altri suoi colleghi non stanno avendo in questo periodo. Perché ci siamo beccati degli sciacalli per una settimana,
I nostri governatori che hanno chiesto dei controlli dei bimbi che vanno a scuola si sono sentiti dare dei razzisti per una settimana e poi fortunatamente è arrivato il ministro Speranza a rendere evidente che la salute dei nostri figli viene prima di qualunque calcolo politico. C'è qualcuno al governo che si ricorda che c'è un paese da difendere? Quindi grazie per chi mi ha ricordato l'EU. La chiudo qua e ovviamente vorrei occupare il mio tempo in altro. Ieri a leggere atti, c'è qualcuno che prima di me ci ha perso non so quanti mesi a leggere atti, documentazioni, intercettazioni, trascrizioni. Io non ne ero abituato, onestamente. Devo ringraziare il gruppo dei senatori della Lega che fino a un secondo fa mi ha chiesto di ripensarci e vi ringrazio politicamente e umanamente. Però noi non cambiamo, dritti, non abbiamo niente di cui avere paura. Ragazzi, andiamo dritti, male non fare, paura non avere. Mettiamo la parola fine a questa evidente aggressione politica, non da parte della magistratura, perché io mi sono riletto e riletto e riletto il dispositivo del Tribunale di Catania. Qua c'è chi ha indagato su esposto di Lega Ambiente, che è il Tribunale di Catania, che termina queste pagine di dispositivo con queste tre righe. Dunque, conclusivamente, a parere di questo pubblico ministero, non sussistendo nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi né del delitto di cui all'articolo 605 né di alcun altro delitto, va proposta l'archiviazione. Io sono convinto che questa sarà la fine di questa vicenda e sono convinto che coloro che oggi voteranno pensando di vincere saranno alla fine sconfitti dalla storia e dalla verità e dalla realtà storica. Chiudo con le parole che mi ha ricordato un amico di un grande italiano, Indro Montanelli. Orgoglioso di essere diverso. L'unico consiglio che do è questo. Ragazzi, combattete per quello in cui credete. Magari perderete, come me, tante battaglie, ma vincerete quella che si ingaggia ogni mattina davanti allo specchio, a testa alta. Viva l'Italia, viva la libertà, viva la democrazia. Dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto che dal prescritto numero di